Ed essendo tornato a casa dopo un po' di tempo, scopro che il ponte radio che mi fornisce internet, è diventato inspiegabilmente fecale. È una cosa inspiegabile, ma la qualità del segnale è diventata fecal, come vedete. Ecco perché la linea non funziona. Sì, ho dei ping, ma come vedete sono la merda, la fece, le feci, ci sono le feci. Quindi adesso devo usare violenza, con un caldo pazzesco, perché qua c'è un caldo pazzesco, il sole qui picchia molto di più, e quindi adesso, sperando che le chiavi da 13 effettuino, facciano il loro dovere, io devo mollare questi bulloni e ruotare il palo in modo da orientare quell'antenna, che non so se si vede, ma devo girarla forse un po' meglio, ed è la cosa che farò adesso, posando la telecamera nelle piante. Ed è veramente l'ultra violence. Devo mollare per poter girare. Ora, se io attivo il beacon, posso capire le grandi. Ecco, vediamo se riusciamo a ruotare il palo. Ecco. Ho migliorato un po', come si può sentire, ma non abbastanza. Niente. Deve essere successo qualcosa lato museo. Sto bestemmiando, mi tremano le mani, e questa è la migliore inquadratura che posso fare, perché sto calando l'antenna da solo. Se taglio quel nastro è fatta. Coltello. Cazzo è il coltello. Culo. Coltello. Maledetto.
Io lo sapevo. Meno male che qui in cucina non manca mai il WD-40. Che ovviamente è finito. Ed ecco l'antenna a cui adesso faremo manutenzione, se non moriremo prima. Distrutti dalla fatica, un bagno di sudore. Ci sono 29 gradi qui in casa, figuratevi fuori al sole. Ma è così che va la nostra vita va avanti per disgrazie consecutive, proprio le disgrazie. E quindi ora non ci resta che aprire questa antenna, vedere se ci sono insetti all'interno, nidi di ragno, cosa che sospetto perché entrano qui. Forse no, solo che non so come aprirla. Io non so se aprirla o semplicemente risolvere questo merdaio di fil di ferro in cui è stata fissata e cercare semplicemente di collegare meglio il coperchio, che fortunatamente non si è ancora rotto. Questo tende sempre a spaccarsi qui perché cuoce al sole. Qui vedete residui di pioggia, ma dentro è pulita e perfetta. Anche perché una spruzzata di WD-40 durante l'installazione ha protetto bene. L'antenna di per sé funziona, secondo me è orientata male anche dal lato mio, e quindi vorrei provare a dargli intanto una mezza pulita. Non riesco a trovare un cazzo perché sto sderenando per il caldo. Però è notevole questo pattern di colore dovuto alla fottuta sabbia del deserto. Ecco, una pulita qua. Poi questo è stato coperto perché? Perché questa plastica che è qui sotto, che indica la connessione, è una plastica talmente del cazzo che al sole si cuoce e si buca e poi entra l'acqua. E quindi io l'ho coperta con del nastro, che ora, come vedete, come un coglione ho tolto per farvela vedere. Porco, stavo tagliando un dito. Vabbè, comunque avete capito che qua è meglio metterci un nastro, perché se no i raggi ultravioletti vi fanno squagliare questa plastica del cazzo. Nessuna traccia di ossidazione, vi darò una pulita. Nel frattempo si è rotta la serratura di casa, perché i cazzi non arrivano mai da soli, arrivano tutti insieme. Ovviamente non ho trovato il nastro telato, l'American Tape, però ho trovato nastro di alluminio che spero regga. Infatti gli metterò
del nastro di alluminio qua dietro. Farò ricorso alla violenza. La violenza vince. La violenza ha sufficientemente vinto. E vediamo se riesco ad attaccargli magari in modo degno, senza strapparlo come fosse la merda del... Riesco ad attaccargli un po' di questo nastro. Nastro impossibile da separare dal suo cartoncino del cazzo, Dio. Questo è il nastro che si usa per le stufe a legna. Quindi in teoria dovrebbe essere abbastanza resistente alla temperatura, però come vedete l'ho incollato. Adesso gliene incollo un pezzo un po' più largo sopra e speriamo che ciò aiuti a proteggere questa Nanostation M5 ancora per qualche tempo, vorrei dire per qualche anno, ma chi lo sa. Nel frattempo io ho tagliato il cavo di rete perché ho intenzione di passarlo nel nuovo impianto elettrico, nelle tubazioni che ho passato tempo fa. Chi di voi ha visto i miei video sa di cosa parlo. Perfetto, direi perfetto. Questa superficie dovrebbe riflettere la luce solare e quindi proteggere. Nella mia mente malata questa cosa potrebbe avere un senso. Ora io farò la stessa cosa qui, ma lo farò sopra, perché qua dovrò chiudere quando ho messo il cavo, ovviamente. Poi gli metterò un pezzo di nastro qui a evitare infiltrazioni di acqua, che in realtà non dovrebbero esserci, però sapete com'è. Sapete com'è quando ci si mette, lo conoscete voi. Quindi portiamo sopra tutto quanto, forcipe, pulisci i contatti e andiamo sopra a romperci culo e anima. Tremano le mani, mi tremano. Fa un caldo bestiale, bestiale. Ora questo panino è caldo, quindi io aspetterò che si raffreddi. Ah. Ma porco, non è possibile che ho mangiato mezzo panino e sono passati 20 minuti e ancora mi sto ustionando la lingua. Puttana della miseria. Sapete che faccio io? Ecco cosa faccio. Chi è? Ok, in un caldo atroce, sole a picco, ho rimontato l'antenna, fascette e nastro, dovrebbe bastare. Ora non so se aggiungere un pezzetto di fil di ferro, sì, probabilmente lo farò, perché se dovessero fallire le fascette perlomeno non mi casca giù. E quindi, mi pare che qua ci sia già un pezzo di fil di ferro, ecco qua. Sono sfinito, ma sono ancora in mezzo alla strada perché devo allargare qua, poi devo ungere col grasso della Arexons. Questo meccanismo va riempito di grasso e vediamo se devo bestemmiare. Ora mi serve uno straccio e userò uno di questi. Ok, andiamo a romperci il culo al sole e vediamo che cazzo succede. Qua la temperatura è sempre peggio, sempre peggio. Perché io ho portato anche dei bulloni da 10 e da 13. Se quella da 13 ci entra è fatta, ci entra, è fatta. Fanculo la fascetta che ho aggiustato. Fanculo, fanculo. Una bella impastata di grasso. Ok, ora devo stendere il palo. Questo deve stare giù. Fino ad esaurimento batteria. Mentre lo stress si fa sentire. Devo sbloccare questi. Devo in qualche modo pulire e sbloccare questi. Ora questo sembra sufficientemente libero.
E invece no. Vediamo se riesco a liberarlo con l'uso di una sana dose di violenza inaudita. Ma manco per il cazzo. Così ho sbloccato goccina di WD-40 che finisce dappertutto a causa di questa nuova configurazione del cazzo che si sono inventati per sprecare più prodotto. Che siano stramaledetti, sistema professionale dei miei coglioni, fa WD-40 dappertutto ogni volta. Affanculo, andate a fare in culo, sto grondando sudore. Va bene, questo è pulito. Ora farò lo stesso anche per gli altri. Ora forse assisterete all'apoteosi delle bestemmie, perché devo alzare il palo da solo. È fattibile, è pesante ma fattibile. La devastazione e il saccheggio. Devo andare a dare più cavo di sotto. Troppo teso per... Ecco perché. Logicamente il cavo non basta. Logico. Devo misurare sto cavo. Questo chissà da quant'è, questo non ci basterà neanche, lo dico io, a parte che si attorciglia le mie... Uno, due, tre, nove, e 10. Questo è forse leggermente più corto, più lungo. Quindi facciamo che io alzo il palo e tiro questo cavo. Se poi è corto vaffanculo. Ci sono 38 gradi. 38 gradi ci sono. Avanti. Devo alzare e appoggiare lì. Ovviamente si incastra appunto. Sto cavolo. Torcigliata tutta. Ecco fatto. Ora. La fatica immane. Immane. Ecco fatto. Ora. Questo cavo non ci arriverà mai, vita. Mai. Non ci arriverà mai. E come vedete, l'antenna adesso è tesa come la all'indietro. No, si riesce a passare. Ok. Non voglio aver sbloccato quelle di dadi del culo, quando è
schifoso. 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 Ladro. Bastardo ladro. Vediamo se riesco a tirare questo cavo dall'altro lato. Ma tanto, così non ci arriva. Guarda come torciglio. Un culo. Ho perso l'altra chiave. Vaffanculo qua. Vaffanculo. Vaffanculo. Maledetto. Ma per forza non bisogna di porco. Questo filo è sceso giù, non lo so che non ci arriva, io lo so.